parlare proprio della salute delle nostre unghie, perché spesso e volentieri siamo portati a considerare le unghie come un elemento di estetica. In realtà le nostre unghie si possono ammalare e qui sono guai. Ne parliamo oggi con la dottoressa Norma Camelli, responsabile di dermatologia correttiva dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma. Dottoressa, bentornata. Buongiorno, a CECAP. Grazie mille. Allora, dottoressa, ha detto il professor Moschetta che in realtà il fegato influisce anche sulle nostre unghie, ma in realtà quale dovrebbe essere il colore della salute per eccellenza per le nostre unghie? Quando l'unghia è sana, l'unghia, più che altro la lamina ungueale, che è la porzione visibile dell'unghia, è di colore roseo. In realtà la lamina ungueale è trasparente, ma fa vedere il letto riccamente vascolarizzato sottostante, quindi rosa. Quindi deve essere rosa, però dottoressa, io ho notato che alle volte le nostre unghie possono cambiare colore, specialmente quelle dei piedi, che possono diventare un po' più gialline, possono diventare un po' sul bluastro. Sì. Ecco, quando cambiano colore, da che cosa dipende? Allora, il cambiamento del colore dell'unghia può essere il sintomo di moltissime cose, traumatismi, infezioni o malattie sistemiche o locali. Ecco, le stiamo vedendo in questo momento, i vari colori. Eccoli qui, sì, i vari colori. Quali allora, si può andare vediamo incontro. Che l'unghia... L'unghia verde nello specifico può essere dovuta a un batterio, lo Pseudomonas aeruginoso, che produce un pigmento verde, quindi può essere il verde chiaro o il verde scuro. Oppure le unghie rosse possono essere rosse quando c'è un tumore, di solito benigno, e un tumoretto glomico, e si chiamano l'unghie eritronichia quando l'unghia è rossa. Le unghie gialle sono spesso dovute all'invecchiamento, quindi le unghie spessite, che le unghie degli anziani, oppure possono essere dovute anche alle micosi. Poi abbiamo le macchiette bianche, che sono più legate a traumatismi, quindi manicure non corrette, quando spingiamo spesso la cuticola troppo, e poi abbiamo le macchie marroni nere. Queste sono le più importanti in realtà. Cosa significa? Una diagnosi qui è fondamentale, perché le macchie possono essere un ematoma, quindi un trauma recente o traumatismi ripetuti, multipli, spesso negli sportivi, oppure può essere dovuta alla melanina. In questo caso bisogna differenziare se è una cosa benigna o maligna. Dottoressa, io vorrei parlare anche di un altro problema delle unghie che a noi donne succede molto spesso e soprattutto molto più fastidioso per noi, quando le unghie si sfaldano, che siamo lì che cerchiamo una lima, non la troviamo, smagliamo le calze, comunque questi sono dettagli. Quali sono? Che cosa significa quando le unghie ci si aprono proprio, che si sfaldano? L'unghia che si apre è il segno della fragilità ungueale. Quindi, come ha detto lei, le unghie si sfaldano, si spezzano, sono molli e sono poco elastiche. Questo può essere dovuto a tantissimi fattori. Prima di tutto all'invecchiamento. Eccolo anche le unghie invecchiano. E poi cattive abitudini o fattori comportamentali. Per esempio lavare le mani con acqua troppo calda, oppure lavare con detersivi troppo aggressivi, detergenti per la pulizia della casa, per la pulizia della biancheria. In questo caso sarebbe opportuno indossare dei guantini di cotone sotto i guanti di gomma. Oppure possono essere anche cattive abitudini cosmetiche. Ah, il guanto di cotone sotto quello di gomma? Sotto il guanto di gomma, pure. Protegge moltissimo le unghie. Già sì. È molto difficile fare i servizi, esatto. I mestieri con il guanto normale. Addirittura esatto. Va bene, per oppure, la salvaguardia delle unghie lo faremo. Possono cattive abitudini di tipo quando ci facciamo le unghie, quindi manicure o pedicure scorrette. Oppure possono essere dovute anche a malattie delle unghie. Ok, e fra le patologie più diffuse delle unghie ci sono sicuramente le micosi delle sì. Unghie che colpiscono prevalentemente i piedi e si chiamano anche onicomicosi. E queste qui, per esempio, da che cosa sono causate? Le micosi sono causate da un'infezione di un micete, di un fungo, che in qualche maniera colpisce l'apparato ungueale. I funghi maggiormente responsabili sono i dermatofiti, ma possono essere anche le candide, possono essere i lieviti, le muffe. In questo caso vengono colpiti maggiormente gli anziani. Fattori predisponenti possono essere cattive abitudini, come indossare scarpe troppo strette e troppo pesanti, quindi scarpe di gomma oppure scarpe antinfortunistica. In questo caso all'interno si crea calore, sudorazione, questo favorisce... Una sorta di umidità che, come tutte le volte che c'è umidità, comunque oppure favorisce il fungo. Oppure anche frequentare palestre, piscine, spogliatoi, ecco, a piedi indossare nudi. Sempre delle scarpe di esatto, gomma. Esatto. Senta, dottoressa...
Cameli, io ho notato che ci sono tantissime pubblicità dappertutto, le possiamo vedere, di prodotti che ci dicono che possono guarire le nostre micosi. Ci possiamo fidare o è sempre meglio quando abbiamo un problemino anche alle unghie rivolgerci a dei dermatologi? In realtà appena si vede l'unghia ispessita, opaca, giallastra, subito si pensa di aver preso il fungo. Non è sempre così. Ah, che bella notizia! E quindi quando è che siamo sicuri che sia fungo? Quando si va dal dermatologo che farà un'accurata visita e qui verrà fatto quindi dal dermatologo un esame obiettivo, una onicoscopia che sarebbe una dermatoscopia dell'unghia, un esame microscopico e culturale per verificare se c'è il fungo, che tipo di fungo c'è e quindi dare la terapia più idonea. Chiaramente le terapie possono essere sia topiche che sistemiche, se sono interessate più unghie può essere necessario anche dare terapie sistemiche. Dottoressa, noi sappiamo che prevenire è sicuramente meglio che curare, lo diciamo sempre, ci ha già detto appunto i guanti, fare attenzione, ma ci sono altre precauzioni che dobbiamo avere per evitare che queste micosi si possano formare? Assolutamente, non solo è necessario che non si formino le micosi, ma anche le recidive, si può fare la prevenzione per le recidive delle micosi. In questo caso bisogna utilizzare, per esempio, cambiare spesso i calzini, non utilizzare scarpe. Specialmente se il piede suda. Specialmente se il piede suda. Poi si possono utilizzare, per esempio, scarpe, sarebbe meglio utilizzarle nuove, non vecchie, perché nelle vecchie mettere delle polveri antimicotici. Oppure lavare regolarmente mani e piedi se l'unghia è infetta. Ecco, le stiamo vedendo qui tutte le varie voci. Lavare regolarmente mani e piedi se l'unghia è infetta, lavarsi bene bene le mani con cui si è pulito, tagliare le unghie dritte e disinfettare le tronchesine. In piscina gli spogliatoi, ovviamente, mai a piedi nudi. Andare dall'estetista, comunque da chi fa le mani e i piedi, che usi gli strumenti sempre sterilizzati, e evitare il più possibile le unghie artificiali. Bene, dottoressa, io faccio lo smalto semipermanente, che è quello smalto che si asciuga dentro quelle sorte di fornetti. Fanno male, perché ultimamente c'è stata una polemica in merito. Allora, in realtà questo smalto semipermanente, bellissimo, dura 2-3 settimane, una favola, fantastico. Una salvezza. Però è fatto di sostanze che aderiscono proprio per questo fortemente alla lamina ungueale e non è tanto lo smalto che danneggia l'unghia quanto i prodotti utilizzati per rimuovere lo smalto, perché sono lasciati in posa 5-10 minuti, poi a volte vengono usate delle lime per scarificare, questo le può danneggiare. Quindi il consiglio che possiamo dare è che possiamo farlo, non demonizziamo, però magari lasciar correre un po' di tempo. Ma per assolutamente, far, non deve essere continuativo. Le unghie. I fornetti poi non sono dannosi. Bene. Poi ce ne sono di nuovi. Buonissimi. Grazie, grazie dottoressa Cameli per essere stata con noi. Adesso